dare la parola alla dottoressa Annalisa Scominaro, che ha atteso pazientemente. La ringrazio di questo davvero, perché anche la pazienza in questi casi è un elemento formativo. Ecco, quindi lei oggi è stata veramente un grande esempio di quello che insomma dovremmo imparare ad utilizzare tutti. Grazie dottoressa Annalisa Scominaro. Allora, quindi riprendiamo il nostro convegno. Abbiamo l'intervento della dottoressa Annalisa Scominaro e poi un altro intervento, dopodiché dovremo chiudere nei tempi di concessione della sala. Quindi grazie. Allora, i pazienti fino in fondo. Brava. E mi piace dire che last but not least, visto che comunque siamo al centro di questo sistema. Prima di tutto un grande ringraziamento a Maria Pia Sozio, che organizza ogni anno un convegno sempre più interessante in questa struttura che ci accoglie, che per quanto è insufficiente ma comunque ha un certo rilievo nella vita romana. Vi porto i saluti della Presidente Tommasina Iorma, che non poteva essere qui per altri appuntamenti, ma ha delegato me, che poi sul sociale sono quella che ha un interesse specifico. Allora, la giornata di oggi è stata veramente piena di spunti e dal punto di vista dei malati rari noi avremo tanto da dire. Maria Pia sa che abbiamo parlato per mesi, settimane, giorni, quello che è, rispetto a queste tematiche che per noi non sono mai sufficientemente approfondite per tutti i bisogni che abbiamo, spesso non riconosciuti perché andiamo presso le condizioni di invalidità e appariamo sani quando non lo siamo, perché la malattia rara ha delle specificità che non tutti i medici riescono a riconoscere, come abbiamo sentito dal dottor Sanna prima. Anche se il medico specialista si reca presso la commissione per far capire quelle che possono essere le specifiche di quella singola persona, viene trattato male nel miglior dei casi, se non addirittura visto come l'avvocato del diavolo. Quindi queste problematiche noi ce le portiamo dietro, e quando parlavamo stamattina appunto con il dottor Migliorini sul fatto dell'indennità di accompagnamento, questa sostituzione diciamo di politiche sanitarie verso politiche sociali, non si capisce bene dove stanno dov'è un confine. Allora, come Federazione di Malattie Rare abbiamo fatto una ricerca sui costi sociali legati alle malattie rare e abbiamo visto che nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo un incremento di spese che va dai 700 ai 2000 euro al mese, così senza far niente, che siano legati a farmaci in fascia C che non vengono riconosciuti, che siano legati a terapie che non vengono erogate dalle ASL, che siano legati a costi impliciti dovuti al fatto che si parla tanto dei caregiver, ma non è scontato che ci sia un caregiver in una famiglia, e soprattutto questo caregiver forse a volte deve lasciare il lavoro per poter stare dietro alla persona malata. Quindi questi sono costi impliciti, non si vedono, non è che io spendo di medicine, ma se una mamma rimane a casa dal lavoro e cerca un lavoro part time invece che a tempo pieno, anche quello è un costo per la famiglia, perché ha un mancato introito. E quindi tutta questa serie di cose in qualche modo devono trovare una compensazione, perché, ripeto, non è scontato che ci sia un caregiver all'interno della famiglia. Noi lo diamo per scontato che sia gratuito, diamo per scontato che lavori 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, e l'ultimo intervento diceva del burnout. Il burnout dei genitori chi lo non utilizza? Perché questo è un accanimento terapeutico, come lo chiamo io, nei confronti dei caregiver. Quindi sicuramente si stanno facendo dei passi avanti, l'INPS sta cercando, attraverso il fatto di far fare la certificazione al centro di competenza, una via più diretta che possa indicare la vera gravità della malattia rara. Dobbiamo stare attenti a non cadere dalla padella alla brace, quando lo stesso centro di competenza a volte non riconosce tutti quelli che sono e guarda solo la parte medica. Io sono madre di un figlio con una sindrome genetica rara che comporta un ritardo mentale e potrei dire che dal punto di vista sanitario mio figlio è pressoché perfetto, fa una serie di controlli, ha qualcosa al cuore, qualcosa a livello ortopedico, però tutto sommato mi sembrano problemi relativamente poco seri. Però lo stesso ospedale non mi fa la valutazione neuropsichiatrica e non sa dirmi quanti anni sono passati dal 98 al 2006. E quindi non sa farmi resti sulle cose, eccetera, eccetera. Parlavo col dottor Migliorini e dicevo, sull'invalidità mentale per me sono tutti invalidi,
al momento in cui c'è un ritardo mentale non si dovrebbe nemmeno stare a discutere in commissione. È assolutamente una cosa umiliante portare il proprio figlio a cui viene chiesto come ti chiami, vai a casa da solo, che ne so, ti rifai il letto e poi dopo non si guarda se questo per lui 50 euro o 500 euro sono la stessa cosa e non potrà mai avere una vita veramente autonoma così come la concepiamo noi, perché se su certe disabilità fisiche con i dovuti adattamenti, e non ne abbiamo mai abbastanza, però si può ipotizzare comunque di avere una vita più regolare sull'invalidità mentale, questo non succede. Quindi già questa per me sarebbe una dirimente che dovrebbe essere presa in considerazione. Il 60% delle malattie rare oggi comporta invalidità mentale, quindi ritardi mentali, dalle malattie metaboliche non riconosciute alla nascita a quelle genetiche e così via, più tutte quelle che hanno anche problematiche di immunodeficienza e così. Io non vi rubo altro tempo perché credo che stamattina sia stato detto molto, abbiamo tutti capito che c'è ancora molto da fare. Sicuramente ci sono delle associazioni che si danno a fare, si parlava prima di cure palliative, io ho presente il caso di Sofia perché l'ho vissuto in prima persona, perché poi Guido è fiorentino e io sono fiorentina e siamo tutte e due nel forum delle malattie rare della regione toscana, quindi ho vissuto tutto il dramma di una famiglia che si trova a dover accompagnare alla morte un figlio piccolo e che non ha accesso a tutta una serie di cure palliative che sono invece necessarie per poter accompagnare appunto alla morte quello che è che fa parte della vita, però che può essere vissuto questo accompagnamento in un modo piuttosto che in un altro, e senza il sussidio di alcune associazioni come quella che abbiamo visto prima non si riesce all'interno degli ospedali spesso a fare altrettanto. Quindi vi ringrazio e io dico a volte che dovremo compensare i malati rari per la vita che viene loro negata, cioè per quelle attività quotidiane che non sono in grado di fare, di svolgere, se non a prezzo di una fatica estrema, di un percorso difficile e poi un po' di semplificazione burocratica, perché non è possibile che noi dobbiamo girare su 200 uffici diversi per ottenere i diritti che dovrebbero essere più o meno scontati. L'ufficio di invalidi, poi dall'ufficio di invalidi si passa all'ufficio del collocamento, poi si passa alla commissione di invalidità, poi si passa alla neuropsichiatra, poi c'è il centro di competenza, poi però chi lo tiene il boccino? Cioè sono la famiglia responsabile di come si fa il percorso e tutte le cose che non so e che non riesco a sapere perché magari non riesco a informarmi, quindi un maggior coordinamento fra tutti questi enti che magari potrebbero parlarsi anche senza richiederci le stesse cose 500 volte. Grazie. Le chiedo di essere ancora qui con noi perché poi la intervistiamo per Liberi TV. È un esempio, oltre che di preparazione, mi ha colpito soprattutto dal punto di vista umano. La caratteristica della pazienza, l'abbiamo detto prima, è determinante, cosa che non hanno avuto i presidenti precedenti delle associazioni che dopo aver fatto il loro bel racconto se ne sono andati e noi avevamo cercato di accontentarli, almeno potevano fermarsi ad ascoltare gli interventi successivi. Ma questo è un altro capitolo.